Un saluto a tutti e grazie intanto di essere intervenuti così numerosi, segno che l'argomento che trattiamo oggi è un argomento di grande interesse. Io intanto ringrazio il nostro editore, il dottor Paolo Berlusconi, per averci consentito di organizzare questa importante iniziativa e poi ringrazio anche tutti i relatori per aver accettato il nostro invito a parteciparvi. Io dirigo il giornale dell'assicurazione Banca Finanza dal 2000, quindi ho avuto la fortuna di poter assistere da una posizione di osservatore privilegiato all'evoluzione del comparto del settore bancario, assicurativo e creditizio. E come giornalista che vede, ascolta e riporta i fatti, ho assistito in questi anni ai grandi sforzi che sono stati fatti dal settore bancario assicurativo per poter uscire da un contesto, quello degli anni 90, che era molto arretrato e in cui i principali paesi industriali, europei e internazionali ci stavano distanziando velocemente. Nel settore creditizio assicurativo, infatti, l'Italia è sempre stato un mercato protetto dalla concorrenza e un mercato chiuso all'innovazione e alle nuove idee. Oggi però, se vogliamo fare un paragone con il passato, la situazione è molto diversa. Infatti è molto più evoluta rispetto a 10 anni fa, però anche se permangono i ritardi culturali e quantitativi. E questo i fatti e le cifre lo dimostrano per i ritardi quantitativi. Infatti se vogliamo fare un paragone del rapporto tra i premi e il PIL, in Italia è su valori assolutamente bassi rispetto ai paesi più avanzati da un punto di vista assicurativo dal nostro. Invece sul piano culturale la copertura assicurativa è sempre stata considerata un costo, senza particolari benefici, corrispondenti benefici. Se questo può essere accettabile o comunque comprensibile da parte dei privati che per loro fortuna non arrivano spesso a verificarne i benefici delle assicurazioni in quanto non si verificano i sinistri, non lo è assolutamente per le imprese, le quali invece hanno dei rischi ben maggiori. Le imprese infatti sono portate a privilegiare dei finanziamenti, degli investimenti di natura strettamente produttiva, a scapito invece degli investimenti nella prevenzione e nella gestione dei sinistri. Oggi però le difficoltà di accesso alle risorse finanziarie, tra le altre, rendono anche molto, fanno dimenticare le imprese proprio questi investimenti nella prevenzione dei sinistri. E in Italia, dove i rischi relativi alla produzione si aggiungono anche quelli molto gravi, diciamo, di natura catastrofale, che sono spesso imprevedibili, sono anche in misura maggiore rispetto ad altri paesi, questo atteggiamento è un atteggiamento estremamente pericoloso. Infatti ne possono derivare delle situazioni di patologia che sono dovute non alla cattiva gestione imprenditoriale, manageriale, ma che sono dovute proprio ad una sottovalutazione e ad una scarsa analisi dei rischi. Le banche poi, con il loro atteggiamento, non aiutano affatto le imprese a conquistare una mentalità volta alla prevenzione di rischi extraimprenditoriali, perché nell'erogazione dei prestiti stanno molto più attente a che non si verifichino dei danni materiali alle imprese e invece sottovalutano ad esempio danni che possono derivare da lucro cessante, da perdita d'immagine, di quota di mercato, di standing creditizio. In più in Italia si aggiungono appunto i danni che possono derivare da terremoto, da incendio, alluvione, eccetera, che possono distruggere patrimoni imprenditoriali che con fatica si sono conquistati per anni. E quindi in questa situazione il ruolo delle compagnie assicurative, se correttamente utilizzate, può essere molto importante per salvaguardare il patrimonio imprenditoriale italiano. Non solo, ma nella misura in cui le compagnie assicurative, le coperture assicurative fossero correttamente valutate dai finanziatori, allora potrebbero anche contribuire a ridurre il costo del credito con degli evidenti vantaggi per le imprese. Quindi nella catena di creazione del valore aziendale le compagnie assicurative, soprattutto la valutazione dei rischi, la corretta copertura dei rischi, giocano un ruolo molto importante e in questo ruolo vi sono diversi attori che lo fanno e appunto sono i risk manager per quanto riguarda la corretta individuazione dei rischi
poi intermediari per quanto riguarda la copertura, la ricerca di valide coperture assicurative per quei rischi e compagnie di assicurazione per quanto riguarda la costruzione di polizze assicurative e riassicuratori per permettere alle imprese di poter dare la possibilità di sostenere dei rischi di entità anche maggiore. Quindi è un network molto complesso, fatto di servizi immateriali, che ruota intorno alla fornitura di servizi immateriali, che non è sempre valutabile facilmente. D'altro canto, non si può neanche sottovalutare il fatto che il vantaggio competitivo delle imprese è dovuto sempre più a dei fattori intangibili. Pertanto, il vero obiettivo delle imprese diventa quello di comunicare il valore preservato e quello prodotto. Si tratta di un obiettivo che in Italia non è ancora molto avvertito in pieno. Infatti esiste da questo punto di vista un gap sia culturale ma anche di competenze. Quindi sarebbe opportuno che ogni associazione di categoria avesse un ruolo non solo rappresentativo ma anche di promozione e di dialogo, perché appunto il confronto trasversale non può che arricchire i beneficiari, i loro imprenditori e i loro stakeholders. D'altro canto è noto che le guerre si vincono sempre insieme, ma si perdono da soli. Noi come giornale delle assicurazioni, come ha detto il dottor Paolo Berlusconi, stiamo seguendo da 5 anni con la nostra rubrica, con la nostra sezione rivolta alle polizze alle piccole e medie imprese, stiamo seguendo proprio l'evoluzione del rapporto tra compagnie di assicurazioni e imprese, dando voce appunto a tutti i protagonisti, grandi e piccoli del mondo assicurativo, ma anche alle piccole e medie imprese. E abbiamo notato come in questi ultimi anni le piccole e medie imprese stanno manifestando proprio la necessità di avere un confronto e soprattutto di avere una collaborazione proficua con il mondo assicurativo. Dunque gli spazi ci sono e anche le opportunità da cogliere ci sono. Ed è per questo che noi, abbiamo organizzato questo convegno proprio per, noi insieme ad AIBA abbiamo organizzato questo convegno proprio per dare e per contribuire a stimolare un dialogo costruttivo per il rilancio dell'economia.